Ok, possiamo partire. Bene, allora, raga, vi introduco un attimo Claudio. Claudio Vai. innanzitutto è un amico di Toldinoar ormai da parecchio tempo ed è uno dei fondatori degli Art of Soul, che è un progetto artistico che è nato nel 2010 insieme a due suoi amici che sono Nicola e Marco. E loro comunque sono molto conosciuti nel panorama nazionale artistico, perché sono molto forti in tanti ambiti artistici, per cui dall'illustrazione al writing, alla street art, a tutto il mondo dei graffiti e del hand drawing, e hanno collaborato tantissimo con numerosi brand nazionali e internazionali. Con noi appunto ormai c'è questa solida collaborazione da anni per le grafiche delle nostre collezioni. Ma appunto hanno collaborato anche per brand internazionali come Vans e tanti altri progetti. Per cui, Claudio, noi siamo super contenti di averti qua Anch'io, grazie. tra di noi per Grazie a questo voi. training. Appunto, puoi partire raccontando un po' il tuo percorso artistico, il tuo progetto degli Art of Soul e poi mostrarci qualche tuo progetto artistico. Va bene, volentieri, ho preparato qualcosa dopo in super anteprima da mostrarvi, quindi sono curioso anche di sapere un po' i vari pareri dei ragazzi tuoi, quindi Assolutamente. mi fa piacere, mi fa piacere. Allora, da dove parto? Come è nata Art of Soul, diciamo, come la cosa più interessante. Sì. Vai, allora, io ho fatto il liceo artistico a Lovera, come potete sentire dal mio fantastico accento. Sono bresciano, vengo e vivo in una piccola valle, Val Camonica, un paesino ancora più piccolo che si chiama Prestine, che è vicino a Bienno. E ho fatto il liceo artistico a Lovere e a Lovere già avevo conosciuto Nicola perché lui ha un anno in meno di me e faceva già graffiti. Poi sono andato finito il liceo artistico, ma non ci conoscevamo troppo bene al liceo, eravamo un po' su due piani differenti di classi e boh, non ci frequentavamo troppo, però ci conoscevamo per già i lavori che ai tempi facevamo. Finito il liceo artistico, sono andato a Firenze a studiare cartoni animati alla Nemo, però non mi sono ritrovato un granché bene con il rifare sempre lo stesso personaggio. Non era un po' quello che mi aspettavo, quindi nel frattempo ho sentito Mark, con cui siamo amici da 32 lunghissimi anni, e ci conosciamo dall'asilo praticamente. E lui mi ha detto che a Brescia stava studiando alla Laba ed era appunto in appartamento con Nicola. Mi fa: dovresti conoscerlo, perché faceva il liceo artistico con te. E da una cosa all'altra, io ho smesso di frequentare la Nemo dopo un anno e mezzo di studio di animazione e ho deciso di inseguire un'altra mia grande passione, che era quella appunto di fare una roba mia personale, insomma, che potesse essere chiuso sotto un brand, ma una roba che racchiudesse un po' tutti i campi che mi piace, in cui mi piace lavorare, che sono appunto i graffiti, i murales nelle case o nelle grafiche o gli stickers. E quindi sono tornato a Brescia per studiare appunto grafica, tipo i programmi di base, come potrebbero essere Photoshop, Illustrator, InDesign, quelli lì, perché appunto Mark mi diceva che stava imparando qualcosina, scalava. E quindi noi sono tornato su, ci siamo ritrovati a vivere insieme in una casa da tre in sette, perché all'inizio Art of Soul eravamo in cinque più altri due nostri amici che vivevano con noi sotto lo stesso tetto, in quella casa lì da scoppiati. E da una cosa all'altra abbiamo deciso di unire le forze, per comunque sia io che Nicola, già ai tempi per provare comunque a ingranare nel lavoro di appunto dipingere i muri, diciamo. E stavamo prendendo i nostri lavoretti al bar del paese, al bar dell'altro paese, robe così, sia io e lui abbiamo detto: ma perché non uniamo le forze e proviamo a fare qualcosa di più, insomma, no? E Marco ha sempre disegnato, anche se non ha fatto il liceo artistico.
trovandoci lì a vivere sotto lo stesso tetto, tra una cosa e l'altra, abbiamo cominciato a disegnare sui muri di casa, di quell'appartamento lì. Abbiamo fatto un po' di tutto su quei muri lì, abbiamo fatto un sacco di esperimenti con un sacco di tecniche, dal caffè agli alcolici, con gli acquarelli, abbiamo fatto veramente di tutto su quei muri. E abbiamo detto, vabbè, proviamo, abbiamo cominciato a disegnare, abbiamo fatto il nostro primo, diciamo, il primo lavoro Art of Sula a tre mani, sul muro di casa nostra, il nostro primo appartamento a Borgo Trento, a Brescia. E probabilmente c'è ancora quel muro lì, c'è la tenuta proprietaria, almeno negli annunci di affitto degli anni passati c'era ancora il nostro primo murales. Abbiamo visto che comunque ai nostri amici e colleghi, diciamo, i tempi erano giovanissimi, abbiamo avuto 19 anni, piacevano comunque le robe che facevamo, quindi abbiamo detto, proviamo, dai, siccome c'è un bel feeling, i nostri disegni si fondono bene, proviamo a fare altro, proviamo a fare delle tele, che tanto qua a Brescia ci sono delle gallerie da cui potremmo provare da una cosa all'altra. Abbiamo fatto le nostre prime tele che, rivedendole adesso, ovviamente la mano è decisamente parecchio cambiata, però lo spirito era veramente forte, nel senso c'era molta, molta più voglia di far vedere quello che appunto sapevamo fare. E abbiamo provato a farci conoscere in galleria, ma proprio nel modo più sconveniente che vi sconsiglio a tutti voi che state ascoltando di non fare mai. Cioè, abbiamo preso i nostri quadri e siamo andati in galleria direttamente, proprio in un pomeriggio a caso, così, proprio così. Cioè, siamo andati senza niente in mano, nel senso che, però è stato un passo per capire che quando vai a presentarti in galleria devi arrivare con un portfolio, con le tue opere presentate al meglio, sia online che sul cartaceo, con magari assolutamente dei biglietti da visita che ti rimandano appunto a un tuo social, a una pagina Facebook, anche semplicemente Instagram, però che abbiano un contatto vostro anche magari telefonico e magari qualche altro oggetto che potrebbe essere appunto una cartolina o uno sticker. Io preferisco gli stickers perché sono un collezionista di quel mondo e credo che sia un gadget più bello da lasciare quando vai a presentarti, insomma. Facendo questo, abbiamo imparato, come vi ho appena detto, di arrivare più preparati, insomma, nei posti in cui vuoi andare a farti conoscere al meglio. E da una cosa all'altra, siamo riusciti ad arrivare in galleria a Bologna, che ai tempi si chiamava Spazio San Giorgio, perché abbiamo fatto un'altra cosa molto importante, questo sì che ve lo consiglio molto. E conoscere gli artisti dal vivo, quello sì, quello potete andare anche senza portfolio, ovviamente se più vi presentate meglio, meglio è, vi farete sicuramente una figura migliore, però con il vostro album di sketch, che sicuramente se disegnate o fate grafica potreste avere sia cartaceo che online, e quella è una cosa utile che vi consiglio assolutamente, andare a conoscere gli artisti che vi piacciono, perché facendo questa mossa, prima di tutto loro vi conoscono di persona e quindi capiscono molte altre cose vostre che con i social e online non sempre passano, cioè la vostra espressione, il vostro tono, come vi approcciate e magari riescono a cogliere qualcosa della vostra personalità che magari vi piace di più di quello che fate magari sulla carta, su tela, insomma, della vostra arte. E noi abbiamo fatto questa cosa qua con due artisti molto, molto importanti, conosciuti, che magari conoscete anche voi. E il primo è Willow Art, che è di Milano. Lui fa delle robe molto pop. Dopo magari ve lo faccio vedere se siete curiosi. E l'altro è Mr. Wayne, che se vi piacciono i graffiti assolutamente conoscerete, perché lui è proprio un king. E se non lo conoscete, seguitelo, perché è veramente una leggenda nei graffiti, ed è lì a Milano, anche se lui è di Brindisi. E andando a conoscerli di persona, facendo due chiacchiere e tutto, ti fai vedere insomma quello che fai. E infatti sia Willow che Andra che Weni ci hanno richiamato dei loro eventi. Tipo Andra ci ha chiesto di andare a dipingere all'Amazing Bay, che è la sua jam che fa tutti gli anni, tranne ovviamente quest'anno, dove raduna artisti da tutto il mondo di
fama sia internazionale che non, dai più piccoli ai più grandi, perché nessuno esclude se è bravo a dipingere, quindi raccoglie anche i giovani talenti, diciamo. E questa è una porta che si è aperta nei graffiti. L'altra invece si è aperta in galleria, che è Willow, che era ospite di questo spazio San Giorgio a Bologna e stava insieme alle galleriste, stava cercando giovani talenti nella pop art, e noi capitavamo giusto, giusto a tiro. E quindi siamo riusciti a entrare sia in galleria che nel circuito di graffiti. Ovviamente poi la cosa che sta a voi fare è continuare a battere, diciamo, il chiodo su quei campi, nel senso, se non vai più avanti a far quadri, non ci resti in galleria; se non vai avanti a fare muri, non continui a andare a fare le gemme, non diventerà sicuramente il tuo lavoro. E quindi diciamo che sono stati veramente dei passi importanti quelli per capire la nostra direzione. Poi seguire le passioni personali è l'altra cosa. Noi, essendo in tre, ognuno di noi tre ha delle passioni importanti che segue, e tante ovviamente coincidono, perché sennò non saremo neanche una squadra. Una delle cose che ci piaceva fare a tutti e tre, o comunque soprattutto a Nicola e a me, era fare appunto grafiche per band. E con Dolly siamo arrivati che una sera, perché io ho un altro progetto di cui faccio parte, che si chiama La Feccia in Culet, che è il mio lato oscuro valligiano. E quindi facevamo già noi grafiche, magliettine, robe, da un po' di anni. E uno dei miei compagni è arrivato una sera a riunione e mi ha detto: "Guarda, ho appena visto su Shark Tale, com'è che era? Io non c'ho neanche la televisione, quindi non l'avrei mai visto se non era per lui. Mi fa: "Ci sono dei ragazzi, com'è che era, Phil?" Ecco, grande, grandissimo, quello lì. E mi fa: "Guarda, ci sono dei ragazzi che secondo me si sposano perfettamente con lo stile di grafica che combinate voi." Gli ho detto: "Vabbè, fammi vedere." E erano i ragazzi di Dolly, appunto. E gli abbiamo mandato una mail subito con scritto praticamente la nostra idea di collaborazione, perché comunque non basta che tu ti presenti e dici: "Ciao, sono Franco e faccio questo." Cioè, se tu ti presenti a un brand con già un'idea di dove vuoi andare a parare con quello che sai fare, vi aprite già delle porte importanti subito da soli. E abbiamo fatto così con i ragazzi di Dolly. Ci ha risposto Gioele subito, mi sa, e era martedì, e venerdì della stessa settimana avevamo l'appuntamento con Gioele, appunto, e anche gli altri tre, c'erano anche Dani e Ferro e Alessandro, c'erano tutti proprio. Quindi siamo scesi tutti a Milano, tutti e tre noi, ci siamo incontrati con i ragazzi di Dolly, abbiamo chiacchierato un po' e ci hanno messo subito alla prova, insomma. Ci hanno detto: "Ok." E da lì sono 5 anni che lavoriamo insieme, per un progetto o per l'altro. Sono 5 anni, effettivamente. Abbiamo lavorato come prima cosa al muro, abbiamo fatto un graffito per la collezione Giappone, che c'era ai tempi, era quell'anno lì, erano già usciti. E infatti a Mark gli avevano fatto fare anche una capsule di una volpe a 9 code, che però per una cosa e l'altra di tempistica non è più uscita. Ma quell'anno lì abbiamo fatto il primo muro per Dolly, a tema Giappone, con un samurai, la volpe, cioè era tutto tema Giappone, ovviamente, per rappresentare la collezione. Ed era il vecchio capannone che loro avevano, non mi ricordo dove, ma vicino a Milano, era il paese. Non mi ricordo dove. Buccinasco. Bravissimo, grande. Uno dei Grazie, grazie dalla regia. ospiti. Grande. E l'anno dopo si è ripetuta, anzi, pochi mesi dopo, perché ogni 6 mesi loro facevano uscire la collezione, come adesso, uscire la collezione nuova. E si era ripetuta l'occasione con un tema che a me piace particolarmente, che è quello dei pirati. E abbiamo fatto la stiva è illuminata da una luce, cioè abbiamo fatto sempre un graffito a tema pirati sotto la stiva, con il capitano che
apriva, diciamo, il tesoro, dentro c'era il cappellino d'oro di Dolly, un graffito del genere. E ovviamente la cosa bella è che, inseguendo poi quello che fai, non è che noi arriviamo, dipingiamo e conosciamo i ragazzi di Dolly e basta, ma è anche tutto un discorso dietro, a parte quello economico, ma c'è anche un discorso che poi sei a dipingere e incontri altri artisti, perché noi abbiamo sempre condiviso i muri con altri artisti che magari a volte non conoscevi e a volte invece, ovviamente sì. In ogni caso è sempre stato una cosa molto piacevole, perché anche lì hai l'opportunità di crescere sia in modo lavorativo che artistico, se non anche in entrambi i campi. Quindi, dopo un effetto domino, se voi riuscite a incanalare quella strada lì, poi davvero è un effetto domino, se non la mollate più, cioè dovete continuare appunto a battere il ferro sulle vostre passioni, sul vostro talento. Questo è un altro consiglio. Claude, hai per caso qualche lavoro realizzato appunto per Dolly di questi che ci hai elencato da farci vedere? Allora, guardo adesso sul sito se c'è qualcosa, perché io avendo il mio computer vecchio, non so, ma datemi 2 secondi, qualcosa ci dovrebbe essere. Perché questi sono abbastanza vecchi. C'è qualcosa sicuramente, perché abbiamo messo altri graffiti fatti per Dolly, perché poi abbiamo continuato la saga anche per gli dei dell'Olimpo. Che, ah, eccoli qua, c'ho anche i pirati e il Giappone. Perfetto. Allora vi condivido lo schermo, ragazzi, così potete vedere quello di cui sto parlando. Questo è stato il primo muro che abbiamo fatto per Dolly, che era questo qua, tema Giappone, che vi stavo dicendo prima. Siamo io, Nicola, Mark e Ale. E questo è uno. Poi, cioè, sono robe che potete andare a vedere anche voi sul nostro sito tranquillamente. Questo invece è quello dei pirati, che era sempre lo stesso, Bellissimo. grazie, che era lo stesso identico muro su cui abbiamo fatto quello di prima del Giappone, però ovviamente collezione nuova, muro di prima ridipinto e muro nuovo fatto. Così. E c'erano anche altri artisti, tipo questo è Arsec Rase, che nei graffiti è veramente un boss, vi consiglio di andare a vederlo. Mark dipinge, questo sono io con Nick, con Mark ancora, Nick, non io. E questo, ecco, diciamo, è l'altro pezzo che abbiamo fatto quell'anno lì, l'anno dopo. E poi, questi sono altri muri, sempre fatti negli anni, che vi faccio vedere dopo o andate a vederli voi. E questo invece per Dolly nel 2017 a Via Pontano con Raptus e Gatto, Max Gatto. Questo però è tutto nostro come muro. Mi ha fatto il tema dell'idea dell'Olimpo. E questi qua sono un po' dei nostri muri. Questo l'ho fatto io, questo l'ho fatto Nicola. Abbiamo cercato, come potete vedere, abbiamo cercato sempre di più di seguire sia il colore che il tema al meglio della collezione, cioè tipo in questo abbiamo seguito sia i colori, che tanti prodotti uscivano con questi colori quell'anno, che i font greci, che seguivano un po' il tema di quella collezione lì quell'anno di Dolly. E poi vediamo se ci sono altri muri, penso di sì. No, dopo di muri non ne abbiamo più fatti, mi sa. Ci sono le varie gem. Ci sono le varie gem, che magari queste le spulciamo dopo, se volete. Ok. E questi sono un po' di muri. Sono un po' di muri che abbiamo fatto appunto per Dolly. Poi negli anni invece ovviamente abbiamo fatto anche i veri e propri prodotti. Cioè, condivido ancora lo schermo, in effetti magari è più utile. E guardiamo, ci dovrebbero essere in collabo. Esatto, c'è, cioè, qualcosa tipo questa per Dolly Noir. Nell'anno che abbiamo fatto il muro che abbiamo fatto, grazie, per gli dei dell'Olimpo, la grafica era questa. Però Gioele, che è l'art director di Dolly, lo saprete di sicuro, ci ha fatto cambiare un po' lo stile, perché comunque abbiamo proposto che noi possiamo addirittura, cioè possiamo cambiare
anche modo di disegnare, e abbiamo fatto Ercole e Leone, la maglia era questa qui. Questa invece è la Selva Oscura di Dante, l'anno successivo, la Divina Mamma, Commedia. quanti dettagli. Ci abbiamo messo 3 giorni con una penna, il pennino classico 002. Era Con la proprio. Sì, bic. sono gli stabilo. Dopo li prendo, ve li faccio vedere quali sono. Però ecco, l'originale è un foglio A4 fatto a mano con la china, cioè non c'è niente di computer se non il font inserito qua in fondo, che richiama appunto l'intro della Divina Commedia, che era il tema della collezione. Quindi l'avete scannerizzato direttamente, non è stato rifatto poi in digitale. No, esatto, l'abbiamo fotografato perché non avevamo uno scanner così grande per contenere tutto il foglio, e a dividerlo non usciva bene poi metterlo bene come grafica. Quindi abbiamo chiamato il nostro fotografo di fiducia, e l'ha fotografato di colpo, e poi l'abbiamo messo a PC. Minchia, che E pazzo. questa è la maglia. Che pazzo. Questa no, poi tra l'altro, se magari qualcuno di voi ce l'ha, la cosa bella è che abbiamo mantenuto il concetto di Art of Soul dietro, cioè quello di far sì che chi guarda l'opera possa continuamente scoprire qualche dettaglio nuovo ogni volta che va a riguardarlo, no? Cioè tu fai veramente un viaggio con una nostra opera, proprio perché è piena di dettagli, e quando magari la rispolveri o la riguardi, trovi sempre qualcosa di nuovo, tipo qua c'è un vampiro dietro che spia, qua c'è un impiccato, qua ci sono degli occhietti dietro, dei mostri, il ragno, tutte robe nascoste che magari al primo colpo spariscono, ma poi se osservate bene, più osservate, più i dettagli escono e potete magari apprezzarla ancora di più, insomma. Come no? Poi cosa potrei farvi vedere? Cioè, così poi altre cose fighe per i brand che abbiamo fatto, sicuramente la Comics nel 2019 per Panini, proprio questi qua era l'agenda dell'anno. Insomma, era l'agenda per Comics 2019, dentro anche noi. E avevamo fatto anche i quaderni e gli anellati, sempre con un'altra grafica, esatto, erano due le grafiche che abbiamo fatto. E questo è l'altro. Tra l'altro, la cosa bella di questi quaderni e dell'agenda è che sono sagomati in rilievo, quindi anche la stampa è molto figa. E poi, come diceva Phil prima, altre cose, appunto, Eclipse, con cui siamo partiti. Questo magari può interessarvi come aneddoto, perché tanti ci chiedono come siamo arrivati a fare una roba così per Eclipse. Sono proprio i nostri accendini, con una nostra grafica al 100%, sia di stile che di colori e di idea. E, prima di tutto, bisogna, come dicevo prima, con il discorso delle gallerie o dei brand, come ha fatto con Dolly, bisogna proporsi. Quindi non abbiate paura a proporvi, appunto, scrivete una mail dicendo io sono e faccio questo, mi piacerebbe collaborare con voi su questi progetti. Tipper ci ha rifiutato l'idea, o comunque non ci ha mai risposto alla mail per un paio di anni di fila, abbiamo mandato 2 o 3 mail, non ci hanno mai risposto. Al terzo anno ci abbiamo riproposto, cioè ci abbiamo provato ancora. E era cambiata la gestione, c'era un altro ragazzo che si occupava della direzione artistica e ci ha creduto e ha detto sì, mi piace, se riuscite a convincere anche gli spagnoli, che sono i capi, perché Clipper è spagnolo, se riuscite a convincere anche loro, sicuramente la farete. Avete il tempo questo fine settimana, era venerdì mattina, perché martedì ho la riunione con gli spagnoli, e se ho delle idee, gli propongo quelle. E lì cosa fai? Lì devi ovviamente sacrificarti il fine settimana, cioè venerdì, sabato e domenica li abbiamo dimenticati. Abbiamo lavorato su 10 proposte differenti, e ogni proposta sono 4 accendini, quindi fate voi il calcolo, e gliele abbiamo mandate tutte entro lunedì mattina.
così che lui martedì avesse avuto tutto, aveva tutto per presentare il nostro progetto agli spagnoli. E hanno approvato e da lì siamo partiti e abbiamo fatto un bel po' di roba con loro. Purtroppo il sito non è aggiornato, c'è la prima collezione e l'accendino che abbiamo fatto con Dolly, però se sbirciate sui nostri profili Instagram troverete anche tutte le altre robe che abbiamo fatto, tipo collezione Hippie, collezione Rebus, e questa però sicuramente è una delle mie preferite perché appunto, come vi dicevo prima, è al pieno nel nostro stile di fare le grafiche, di fare i muri, di far tutto, insomma, spesso noi facciamo così, insomma, bianco, bianco nero, bianco colore e altri colori così per fare questo effetto, cartine lunghe e corte ovviamente. Scusa? Ma per caso, una domanda. Certo, certo, vai. Ma anche quelli di Dolly per Clipper disegnaste voi? Noi abbiamo fatto questo con loro. Ah, oddio, ce l'ho adesso proprio. Ce l'ho nel cassetto questo. Grande. Sì, tra l'altro abbiamo il vanto che possiamo dire che li abbiamo messi in contatto noi fra di loro. Cioè, noi stiamo lavorando sia con Dolly che con Clipper. Abbiamo detto sia uno che all'altro se volevano collaborare fra di loro. E infatti nelle prime due collezioni, ovviamente, come era l'accordo, siamo finiti dentro anche noi, sia come accendino, cioè abbiamo fatto l'accendino nella prima e le cartine nella collezione Africa, anche quelle l'anno dopo. Ah, quelle me le ricordo. E sì, ovviamente se adesso se avete visto un po' quello che combiniamo, allora la riconoscereste subito le cartine per Dolly. Quelle no, lì. Ma infatti, ricordando il Clipper che avevo, perciò ti ho fatto la domanda, perché è abbastanza iconico lo stile. Grande. Quello a cui abbiamo puntato tanto è stato quello proprio che anche senza mettere la firma, tu riconosci che l'abbiamo fatto noi, insomma. È una cosa molto importante, lo stile anche se fai disegni appunto grafiche, di farsi riconoscere anche senza mettere una firma, insomma. Questo bicchiere che abbiamo fatto per Rosteiner invece è la birra ed è come quelli della, cioè è stampato per dirvi come quelli che avete della Nutella, insomma, no? Cioè, come tecnica di stampa e serigrafia su vetro. Certo. E niente. Altre cose, ovviamente siamo aggiornatissimi su Instagram, qua su Facebook, appunto, qua sul sito non abbiamo aggiornato tantissimo ultimamente, però eccoci, quelle che di solito tendiamo a fare noi sono così. Questo è un 90x90 che unite insieme fanno un... ah no, sì, 90, sì esatto, 90x90 che unite fanno l'opera totale. Ma per caso skate ne avete fatti? Assolutamente sì. Di skate abbiamo fatto quella di Ercole e Leone, la stampata anche su skate, Gioele, e ce l'ho di sotto io, tra l'altro. E mentre per gli skate, da noi c'è Minoia Board, che è un super... è un super store di skate... aspetta, scusate, sto parlando e facendo due robe insieme, sono confuso. E ci ha fatto fare comunque due collezioni di skate che provo di sicuro dove l'abbiamo fatta, graphic, eccole qua, per Minoia. Questo è il primo giro di tavole di skate che abbiamo fatto per lui. È fighissimo. E anche qua ovviamente abbiamo puntato su far riconoscere il nostro stile subito e ovviamente devi mettere dentro anche il brand per cui lavori, quindi magari qua abbiamo messo il suo logo sullo spray, qua sul cappello, cioè, però di primo impatto la grafica sembra subito una nostra opera, come vi ho fatto vedere dei quadri o dei muri. Perché poi c'ho anche altre robe qua un po' più recenti sulla cartella. È un mix di roba, tipo questo è un libro che è Stick to the Man di Sticker Bomb e siamo finiti dentro con i nostri adesivi, però sono un po', eccoli qua, questa è la pagina con su due mie opere, che sono una questa, l'altra questa qua, una questa, l'altra questa,
che sono finiti come adesivi su questo libro di adesivi, che è abbastanza conosciuto nell'ambiente appunto di sticker. Questi vedete sono quelli che faccio io, questi sono i miei, con Mark e Nicola, che abbiamo fatto due bombe, una teschio di Mark, l'altra più dolce di Nicola. Questa è sempre mia collezione di sticker. Questa invece era la texture per la prova texture per il libro, per i quaderni che vi ho fatto vedere prima di comics. Ah, ok. Hai una domanda? Certo. Ma il libro si trova anche sul sito? Il libro, quello di comics, dici? Il quaderno? Quello con gli sticker. Quello libro... no, purtroppo no, sul nostro no, assolutamente, perché non abbiamo purtroppo ancora l'e-commerce, ma ci stiamo lavorando. Però questo lo trovi sicuramente online. Se cerchi Stick It to the Man lo trovi, assolutamente. Okay. Tra l'altro, se cerchi sempre Sticker Bomb, noi siamo finiti anche nella versione Skull e nel numero 3 anche. Grazie. Cioè, grazie a te. Questa, tra l'altro, era la cover di comics, ma stavamo presentando a Gioele le prove colore per il pattern Savannah. Ecco perché sopra c'è scritto Savannah pattern. Stavamo facendo le prove colore, e poi uno di questi sono diventate le camicie quell'anno, ovviamente con la grafica differente. Questa invece è un'altra grafica tutta mia, che ho fatto per questi ragazzi qua di Bowman. Questa invece è per Dolly e Burger Wave, che lì a Milano c'erano, quell'anno lì c'erano tre tipi di panini, ci hanno fatto fare un nome di panino a testa, tipo questo era mio, che era The Ripper, ho fatto ste killer qua di panini. Vabbè. Va bene, cartina di Clipper, gli accendini di Clipper. Il Ripper era quello con l'ananas? No, era quello con il bacon e... Madonna, tra l'altro era buonissimo, cazzo, quel panino. Cioè, siamo andati a mangiarlo un paio di volte lì a Milano. La bomba proprio. Tra l'altro non so se si trovano più queste maglie, perché ormai sono passati qualche annetto. Poi, vabbè, accendini, vabbè, il bicchiere. Questi, vedete, sono sticker che faccio io, come vi dicevo prima, di regalo a... Tipo questo, tipo li regalo quando vado, quando incontro qualcuno, quando sono in giro. Sono desideri che ti porti dietro e se vi avessi qua di persona, ovviamente ve li starei dando anche a voi. Che bello. Questo è un altro modello. Questo è una cosa dei comics. Questo è questo che vi ho appena fatto vedere. Stampato. Questa invece è la prova computer, gli accendi, la collezione che era uscita quell'anno. Dolle. Ma li facesti pure tu questi qua? No, noi di questa collezione abbiamo fatto solo... Hai fatto solo quello, ok. Sì, assolutamente. Perché altre, poi... Le altre sono le grafiche della collezione. No, ma esatto. Infatti mi ricordo la collezione, però volevo essere sicuro. Sì. Perché dato che hai detto che sapete cambiare bene stile, cioè non pensavo così personalmente, infatti. Sì, sì. No, principalmente cerchiamo sempre di fare le cose a cartoon, comunque, insomma. Ah beh, certo, quello è il bello alla fine. Sì, queste, diciamo, le cose che preferisco disegnare io, insomma, sono fatte così. Questi alcuni muri, invece. Di me, questo l'ho fatto io. Questi, ecco, diciamo, questi sono i muri che facciamo ultimamente noi. Dei pezzi del genere. Bello questo, con la palla, però. Questo è un altro pezzo mio, a Milano, tra l'altro, vicino all'ippodromo. Questo per Adidas l'anno scorso. Stupendo. Questo per Red Bull, che abbiamo fatto l'evento per Africa. C'era El Raton, mi sa. C'era lui, mi sa. Un altro pezzo nostro. Questo è un altro pack di sticker che ho fatto di recente, che tra un po' metterò online. Un'altra grafica. Ho messo un po' di tutto così per farvi vedere un po' cosa sto combinando. Insomma, altri sticker. Vasteiner, e niente, quello che sto facendo io invece è un secondo libro, perché dopo ovviamente, come vi dicevo, ognuno di noi ha la sua passione, no? E io faccio principalmente illustrazioni e fumetti, e sto facendo il mio secondo libricino,
perché nel 2017-18 è uscito questo per Maledizioni, che è un libro gioco su un po' di illustrazioni mie, dove puoi giocare, scriverci, disegnare, c'è un po' di tutto. E adesso l'ho, diciamo, ingrandito meglio con dei lavori più recenti ed è, diciamo, così. Aspetta, lo faccio vedere. Ecco, questo potrebbe essere uno. E le texture sto facendo così. Ci saranno pagine con grafiche del genere. Sto facendo il numero 2, insomma. Con grafiche. Tipo qua c'è un bel richiamo ad Holly, che cerco di metterli spesso dentro nelle grafiche che faccio, mischiando un po' tutti i mondi che mi piacciono. E ci butto dentro ispirazioni da un po' tutti i mondi che seguo, dai fumetti, cartoni, videogiochi. Sarà un libro. Cosa? Si vede. E sarà un libro di Hot Rod che vi faccio vedere subito. Saranno così. Queste sono le pagine principali del libro e ovviamente ognuna di loro mi avrà spiegato del perché l'ho fatta e del perché lì. Buon. Se avete domande chiedete pure, intanto. Guarda, io ce l'ho abbastanza domande, dico la verità. Vai, vai, spara, dimmi tutto. Okay. Avvio pure la telecamera, così ci vediamo. Perché tu hai detto che bisogna conoscere gli artisti, quindi mi presento. Ciao, sono Andrea. Grande, ciao. Allora, ho tre domande. Perché, allora, io prima di tutto non ho fatto l'artistico, però faccio sta roba. Quindi volevo chiederti, secondo te, quanto è stato importante per quello che hai fatto il liceo? Per me, allora, prima di tutto ti dico che al liceo artistico che ho fatto mi sono divertito un sacco e ho fatto un sacco di esperienze di un sacco di tipi, quindi devo dire che la mia esperienza al liceo personalmente mi è piaciuta parecchio, ma a livello tecnico tu mi stai chiedendo, immagino, giusto? Sì, certo. Ok. A livello tecnico io ti posso dire sì, ha aiutato, perché sia io che Nicola tecnicamente, specialmente all'inizio, la vedevi la differenza di mano da Mark, però Mark non, il liceo artistico non l'ha fatto, e se guardi le robe che fa e adesso è più forte di me a dipingere, quindi ti dico serve fino a un certo punto, poi va tanto a quanto tu voglia buttare tempo e ore nel migliorare quello che fai. Lui è veramente l'esempio, lui il liceo artistico non l'ha fatto e se vai a vedere il suo profilo fa dei sia i muri che i quadri che le grafiche che fa sono a livello incredibile, quindi ti dico sì e no, sta tanto a te, insomma. Vabbè, certo, quanto tempo usi. E esatto. Poi volevo chiederti come seconda cosa, allora io i graffiti li ho sempre fatti con le bombolette del ferramenta perché non ho mai saputo che comprare, quindi secondo te per iniziare, no, per comprare roba migliore, uno da dove dovrebbe iniziare? Perché ho visto pure nei siti, cioè veramente c'è un sacco di roba, c'è tantissimo, io sono super confuso. Poi ovviamente okay, tutti ti dicono le Montana, per esempio, però... Certo, guarda, capisco, perché anch'io all'inizio dell'avventura con i graffiti facevo una confusione pazzesca sia di spray che di tappini e le prime robe erano veramente ridicole, quindi tranquillo, capisco cosa vuol dire lavorare con Allora io ti consiglio, allora, prendo un brand che uscirà fra qualche annetto che si chiama Tags Color, e tienilo a mente, lo vedrai. Intanto ovviamente ti consiglio Loop, perché è il migliore in assoluto per adesso di brand di spray che abbia mai provato, insieme alle Montana 94. Sono due buone marche di spray. Ovviamente la Loop la trovi più facilmente perché è italiana e la trovi anche da Dolly, tra l'altro. E quindi già è qualcosa. Esatto, o su Astrofet o su Graffiti Shop.
trovi la loop e ti consiglio quella, perché comunque anche sia per uno che dipinge da un pezzo che per uno specialmente secondo me che sta cominciando sono delle ottime, degli ottimi spray. Okay. Ovviamente, e poi come terza domanda, che è l'ultima anche, volevo sapere quali sono le cose che ti ispirano di più tra cartoni, videogiochi e via dicendo, perché è uno stile, cioè, che mi riporta a tante cose, però non lo riesco a catalogare bene. Poi ovviamente ci metti del tuo, però vorrei sapere certo. Cosa. Sì, assolutamente. Ti dico anche alla domanda precedente, ricordati anche i tappini, perché magari tu stai usando lo spray col tappino sbagliato, quindi magari alcune robe che magari tu vuoi farle fine non ti escono perché hai semplicemente il tappo sbagliato, quindi ecco magari... Come una voglia. Sì, su questo ero sicuro proprio, infatti... Ecco, segui anche quello, insomma. Poi invece per l'altra tua domanda... Io mi ispiro principalmente al mondo delle hot rod degli anni 50, di Big Daddy Root, di Von Dutch. Sono degli artisti che in quegli anni hanno osato spingere dei mostri trash, weird, su macchine, aerografandole, dipingendole con varie tecniche, tra cui il pinstripe, che è difficilissimo da fare. E sono diventati delle vere e proprie icone, perché pimpavano le auto e le progettavano pure in modi assurdi proprio. Se vai a seguire il discorso Hot Rod di Big Daddy, erano veramente assurdi. Ovviamente ritrovi molto di quello che faccio io se vai a vedere i lavori suoi. Quello che faccio è in pratica rispolverare il suo lavoro e rimodernarlo, aggiungendo tutti i campi che ovviamente negli anni 50 non esistevano, cioè fumetti, videogiochi, cartoni, serie TV, film attuali di ogni tipo. Certo. E così per dargli una nuova vita e continuare un po' una sorta di discorso che purtroppo è passato, diciamo, in secondo piano, perché è sempre considerato uno stile underground, e infatti mi considero underground come stile di illustrazione. Sì, ma secondo me lo è abbastanza. Mi ricorda anche tipo la copertina, quella di uno dei primi album di Snoop Dogg. No, non ce l'ho presente, purtroppo. Che non mi ricordo mai come si chiama, però me lo ricorda tanto. Comunque, quell'underground lì, secondo me, è figo proprio. E poi, ecco, di cartoni, cerco di inserire cartoni... che non che sono un po' weird già di loro, tipo Ren e Stimpy o altri cartoni americani che qua non sono arrivati, tipo King Star King, che vi consiglio di andare a cercare su YouTube, perché è veramente una roba da fulminati. E più è, diciamo, una roba bizzarra, più cerco di imparare per riutilizzarla, insomma. Come no, poi guardare i cartoni, praticamente andare di nuovo a scuola. Sì, anche leggere fumetti parecchio, ragazzi, leggete. Vabbè, io ho finito con le domande, grande comunque, grazie. Grazie a te, ci mancherebbe. Se avete altre domande, prego, ragazzi, senza paura. Io ho una domanda, oltre agli sticker, eccetera, avete anche un vostro merchandise di prodotti, eccetera, ci state pensando? Sì, l'abbiamo, diciamo, sempre fatto, perché qui da noi c'è un evento che si chiama Mostra Mercato di Vienno. Sembra piccola e stupida, ma in verità è molto grande, è bella, dura una settimana e tutto il paese si riempie per 10 giorni di gente da tutto il nord Italia, non solo. E per quell'occasione ogni anno noi facciamo uscire delle magliette nostre a tiratura limitatissima, ovviamente 100 pezzi massimo, di due o tre modelli, con magari qualche toppa, qualche spilla, qualche sticker pack extra, e di solito riusciamo a finire più o meno tutto entro quei 10 giorni lì, o nelle settimane successive, se magari qualcuno ha visto e non è riuscito a prendere. Ovviamente quest'anno non l'abbiamo fatto, io quindi mi sto mobilitando adesso, perché ho intenzione di aprire appunto il mio sito personale a dicembre, gennaio, che ovviamente però terrà anche robe Art of Soul, perché appunto facendo insieme agli altri due pubblicherò le robe che farò con gli altri due, anche robe personali degli altri due.
per adesso sono reperibili, diciamo, seguendo Instagram, ma sempre a tiratura limitata, tipo che ho fatto una maglietta, ma è già finita appunto vendendola su Instagram. Però ecco, appunto, il sito ci sarà nei prossimi mesi. Va bene, grazie mille. Figurati, grazie a te. Posso chiederti invece io, certo. Io sono un po' più sulla realizzazione dal vivo, nel senso non vado molto sull'animazione, ma vado più sulla replica. Okay. Sai se c'è per caso qualcosa anche magari di tua conoscenza, sempre inerente al merchandising o cose così? Non so se mi sono spiegata. No, esatto, non ho capito molto bene. Cioè, mi sa che è una merchandising per... No, in generale se c'è qualcuno che magari non spinge tanto sull'illustrazione, ma più sul dal vero. Ah, sì, assolutamente, certo. Cioè, per come spingere di più la strada dell'illustratore dal vero, diciamo, più che con la grafica, mi stai chiedendo, insomma. Cioè, come lavorare di più sui graffiti o sui murales. Esatto. Più che sulla grafica computer. Ok. E quello è sempre il discorso di un discorso domino, nel senso noi abbiamo cominciato a proporci anche ai comuni per gli eventi, tipo l'evento, non lo so, da qualche parte, noi potremmo venire, ovviamente al tuo cachet che sceglierai tu, e a fare l'evento, a dipingere un graffito nostro. Già solo fare questa cosa ti apre delle porte, perché comunque dopo tu sei un evento dove gira gente, e qualcuno arriva e ti chiede, ma bello, mi piace, lo vorrei anche a casa mia, lo vorrei anche da qualche parte, così. E se tu dopo continui a seguire quel percorso, vedrai che le porte ti si aprono di più, ovviamente, sul campo muri e graffiti. Cioè, l'importante, secondo me, è sapere anche adattarsi e cambiare tecnica. Tipo, la cosa che ci fa lavorare noi spesso è proprio questo, perché in tante case non puoi andare a dipingere a spray perché magari il muro è piccolo, la stanza è chiusa, non riesci a respirare perché non ci sono le finestre, non ci sono bambini che girano, animali. Quindi magari cambiare tecnica è utile. Quindi ti consiglio anche di imparare l'acrilico, il pennello, oltre che al spray, se vuoi fare muri. Perché tanti, specialmente ultimamente... ne abbiamo fatti almeno due ultimamente in casa ad acrilico, quindi se era per lo spray poi i muri non li avremmo fatti. Ok, grazie. Figurati, mancherebbe. Ma parlavi prima di ispirazione, ma secondo te, dato che voi tenete sempre più o meno quel filone di stile, usate... ci tenete comunque alla vostra, all'impatto, no? Parlavi prima della firma, ma secondo te leggere, guardare, ascoltare cose completamente diverse dal vostro stile è utile o distrae? Per noi leggere e ascoltare robe diverse dal nostro stile, dici? Sì, per la vostra visione. Ah, ok. Sì, sì, no, secondo me è molto, molto, molto utile. Anzi, è una cosa da fare. Cioè, spesso mi perdo proprio andare proprio in altre vie che non è il modo che ho io di disegnare, non è il mio modo di dipingere, ma leggendo, seguendo altri tipi di artisti che fanno completamente un'altra roba, sicuramente vieni contaminato anche da quella e sta a te dopo tirar fuori del buono anche da quella cosa lì. Comunque, sì, sicuramente una roba buona. Non limitare, anzi, se tu ti limiti solo, se io mi limitassi a dire no, guarda, seguo solo i disegni di Big Daddy, è finita lì in poco tempo, invece... Mi piace, per esempio, entrare in fumetteria e non solo prendere i quattro manga che seguo, ma andare nel reparto Marvel, DC, reparto italiani, emergenti, Bonelli, e scoprire un po' tutti anche le altre varie sfaccettature, specialmente se il campo in generale ti piace. Se ti piace l'arte, non seguire solo la pop art, ti consiglio di seguire appunto un po' tutto. Sì, sì. D'accordo. Grazie. Grazie a te, mancherebbe.
Io volevo chiederti, aspetta un attimo, volevo chiederti per quanto riguarda magari il lavoro tipo su tela, che avete fatto appunto molti lavori su tela, cosa avete, cioè avete usato pennarelli, tipo immagino, avete usato come, non so, mi verrebbe da dire grog o comunque... Sì. Mi interessava capire che cosa, che tipo di pennarelli magari potresti consigliare. Ok, ti consiglio anche dei semplici Uniposca, specialmente all'inizio, possono bastare, magari sei un po' più comodo, perché magari hanno delle punte più simili al pennarello classico, con magari sei un po' più abituato a usare. Poi sì, come hai detto tu, sicuramente i pennelli marker da graffiti sicuramente sono perfetti. Cioè, quelli sicuramente sai già che il risultato, essendo studiato per stare all'esterno, sulla tela renderà sicuramente bene. Sta dopo a te appunto cambiare le punte e capire quale tratto preferisci usare sulla tua tela. Ti consiglio comunque anche di usare gli acrilici, i vari tipi di pennello, perché magari tante volte lo stesso effetto del marker ce l'hai seguendo una spennellata. E a volte potrebbe essere più utile saper tracciarla col pennello che col marker, perché se poi ti ritrovi magari in certi tipi di superficie, il marker non ti segue così bene. Se trovi magari un muro sgretolato e tu sei abituato a usare il marker, magari il tratto ti si rovina. Col pennello riesci a fare magari la stessa cosa e a usare meglio il tuo tratto, diciamo, per fare lo stesso risultato. L'importante, secondo me, se vuoi fare tele, è come le vai a chiudere. Quindi, tipo, una cosa che secondo me fa figa della tela è come hai curato il bordo e se l'hai lucidata. Cioè, o incerata, o comunque lucidata, diciamo. Perché comunque rendi, secondo me, dipende anche dallo stile che hai, perché magari dipingi grezzo, e materico, e quindi non, il lucido non ti serve, anzi farebbe solo peggio. Però per quanto riguarda noi, il nostro stile, che diciamo è piatto, non emerge niente dalla tela, il lucido aiuta a rendere molto bene l'effetto di un oggetto di qualità comunque. Questo. Va bene, grazie. Grazie a te. Spero di aver spiegato giusto, insomma. Sì, perfetto. Grande. Scusa, so che dovrebbe in teoria essere finito, però se posso farti una domanda lo stesso. Ma no, figurati, sì, finché non mi chiedo. Voglio fare una. Vai, nessun problema, facciamo. Io dipingo prodotti personalizzati, quindi ovviamente la mia arte dipende anche da cosa mi richiede chi mi paga, diciamo, banalmente. E mi sono sempre posto il problema, allora siccome tu ne hai parlato, hai qualche consiglio per riuscire a mettere la propria firma sempre? Cioè, pur cambiando soggetto, cambiando il disegno e l'ispirazione, proprio riuscire a mettere la propria firma nell'arte, insomma, in tutto. Sì, quello che ho notato nella mia esperienza e che faccio anch'io come artista, te la spiego meglio facendoti vedere proprio lo schermo come prima. Ti faccio vedere diversi miei disegni e ti spiego un po' quello che secondo me è questa domanda. Che torniamo a condividere. Scusate l'interruzione, colgo un momento. Certo. No, volevo ringraziarti e ringraziarvi a tutti, ma devo andare, quindi... Grazie a te Pietro, grazie mille. Ciao Pietro. Grazie, ciao. Ora. Ciao, alla prossima. Ciao. Quello che stavo dicendo era tipo... Questo sto seguendo con sketch di... Questi sono personaggi tutti differenti, no? Sono completamente differenti l'uno dall'altro. Ma se mi conosci, dovresti un po' riconoscere che li ho fatti io. Cioè, dovresti vedere la mano che è la stessa sia per un soggetto che per l'altro. Dimmi se sbaglio, eh? Sì, si riconoscono tantissimo, assolutamente. E le cose che tendo a fare io, ovviamente, come tanti altri artisti, è mettere dei punti chiave, li chiamo così, nello stile del disegno. Cioè, come puoi vedere, quasi tutti i miei personaggi spesso hanno le guance rivolte verso l'alto e sono molto accennuate proprio, sono caricaturizzate, insomma, all'eccesso.
e questo potrebbe essere già un tratto che potrebbe farti riconoscere che l'ho fatto io. Altre invece sono il modo che hai di colorare, di stendere il colore, potrebbe essere un'altra cosa che ti fa capire che è lo stesso artista che ha lavorato i vari soggetti. Altre invece è l'impostazione della tavola del disegno, cosa che però magari tu mi dici non riesco sempre a fare, perché appunto se devo fare una scarpa non è come dipingere su una maglietta, chiaramente. E quindi ti dico, ricerca i piccoli tratti riconoscibili che riporti spesso. Tipo se guardi le mani e le nocche sia del Joker che ti sto facendo vedere adesso che di questo mostro qua, sono simili. Ovviamente cambiano, cioè uno non avrebbe mai avuto le unghie a punta, l'altro sì, non sarebbe mai stato azzurro, l'altro era rosa, però ci sono alcuni tratti che riconosci che sono le stesse nocche, le stesse dita, la stessa guancia in alto, la stessa guancia dall'altra parte anche se il soggetto cambia, questo è completamente differente. Il protagonista qui è il dinosauro che richiama gli altri personaggi, alcuni tratti però li ho tolti, come potrebbe essere il naso che è sempre sottolineato spesso, ovviamente o lo tolgo del tutto o lo sottolineo abbastanza grave, perché io ce l'ho bello pronunciato, quindi lo riporto anche nei lavori. E qui ovviamente non c'è perché è un tiranosauro, però ho richiamato ancora il discorso con la guancia e con alcuni tratti che sono proprio, quelli sono tuoi naturali, sono il tratto con cui tu ripassi il personaggio, con cui tu disegni, quello è proprio tuo. Potrebbero essere, non so, queste linee che vedi qua bene nel braccio, questi trattini nelle nuvole, il modo in cui cambia la firma, cioè queste cose qua secondo me sono tratti, più in questo lo riconosci bene, che la guancia si vede, le notte sono quelle, i tratti anche del vestito, di come fai le pieghe magari, si ripetono, perché sono tue, non è che fai apposta, ti escono naturali. E poi i soggetti hanno spesso delle cose in comune, tipo spesso metto delle toppe attaccate ai vestiti dei personaggi miei, tipo i quali vedi bene, qua no, qua vabbè, tatuaggi, qua ci sono altre toppe, qui non ci possono essere, qui non si vedono, qua no, non ci sono, qua sì, altri particolari che come dicevo prima butto dentro, le chiappette, la luna, tipo sono tutti richiami che tu fai riconoscere il tuo stile, tipo la luna la faccio spessissimo nelle illustrazioni dietro. Però cambiano comunque, il soggetto è quello, ma cambia anche la forma. Grazie mille. Ma sono stato abbastanza esplicativo, dici? Sì, assolutamente. E se guardi ovviamente anche gli altri miei due compagni, se vai dopo a vedere i nostri profili su Instagram, vedrai che anche loro due seguono certi schemi nel fare i personaggi, che poi sono involontari, ti usciranno involontari proprio. Grazie. Grazie a te. Ultima domanda. Che c'è la ragazza? No, io ho visto solamente che hai fatto una collaborazione con Armada. Certo. Che appunto lo seguo anche lui da un sacco di tempo perché è sempre alle Tattoo Convention, quindi volontariamente anche siamo magari vicini di stand o cose del genere, quindi vedo che hai fatto una collaborazione con loro e con lui, perché alla fine è solamente lui, no, che crea, io lui non lo conosco di persona. Sì, sì. E ti volevo chiedere, per quanto riguarda altre tue opere, anzi, io piacere, sono Ilaria, per quanto riguarda altre tue opere, hai fatto la versione 3D? Da versione 3D, personaggi. Super spoiler, sto parlando con un ragazzo per fare il culetto, che se segui la mia pagina Instagram c'è ovunque il culetto lì. Sì. E lo metto spesso anche appunto nei lavori così, e mi ha proposto appunto di farlo in 3D. Quindi ci sarà quello, spero, in futuro. Va bene. Grazie. Figurati, ci mancherebbe. Bene, Claude, ci sono state un sacco di domande, per cui super positivo. No, mi ha fatto piacere, assolutamente. Anzi, se ne avete un altro al volo che volete proprio chiedermi, poi stacchiamo.
se no andiamo e va bene. Infatti, se ancora un minuto una domanda si può fare, magari anticipo io, giusto chiedendoti adesso anticipandoti questo progetto 3D, quali altri progetti, diciamo, ci sono, bollono in pentola per il prossimo anno, sia con i personaggi che anche con, a livello proprio di Art of Soul. Sì, sì, noi quest'anno abbiamo fatto i 10 anni e ovviamente è arrivato il Covid, quindi dovremmo sicuramente riprendere tutto il discorso festeggiamenti del decennale, insomma, quindi l'anno prossimo penso che se la situazione si calmi e si ristabilizzi positiva, riprenderemo il discorso organizzare eventi dove appunto festeggiamo i nostri 10 anni, 11 a questo punto. Ah, figo, poi facci sapere che sicuramente sì, sì. Ci sarebbe. Ne avevo già parlato ad Ani a gennaio, quando stavamo partendo con tutto il progetto, poi avete visto tutti com'è andato, quindi certo. Abbiamo fermato tutto. L'altra cosa che sto facendo io sono, vabbè, il libro Texture Mixtape 2, e un fumetto con un comico di Brescia. Lui ha scritto tutta la sceneggiatura e sto facendo le varie pagine io adesso, ma uscirà più avanti, prima voglio finire il libro. E sicuramente con Dolly l'anno prossimo ci saranno altre robe insieme, proprio di... a livello di capi proprio di stiario, e poi penso che ci sarà comunque qualcos'altro durante l'anno, ma quello ve lo garantisco proprio. E a livello di Art of Soul, vabbè, il sito appunto dove si potranno trovare i nostri gadget, perché comunque ce li hanno richiesti più di una volta anche durante l'anno, quindi sarà anche quello come progetto. Sicuramente. Bene, figo, figo. Non ci si ferma, a livello creativo non ci no, si ferma mai. No, mai proprio, guarda. Cioè, poi siccome sono nato in Val Camonica, sono tutti qua per il lavoro, qui sbattono proprio la testa contro i muri, e già il mio quello che faccio non è mai stato calcolato come un vero e proprio lavoro, lo è alla grande. Quindi c'ho sempre questa ansietta qua da personaggio della Val Camonica, che dice lavora, fai le cose, fai, stai cazzeggiando, lavora, fai. E quindi non ci fermiamo mai, insomma, anche gli altri due hanno purtroppo questa ansietta positiva, ma comunque poi si sta bene. Io penso che non cambierai niente, cioè sono veramente soddisfatto del lavoro che faccio, di quello che faccio nella vita, quindi... Vi auguro a tutti voi, ragazzi, che avete seguito questa diretta, di farcela, insomma, di seguire le vostre passioni e di riuscire ad arrivare a sostentarvi con la vostra arte, con quello che fate, insomma. Perché oltre a quello di dire il mio lavoro è anche gratificante su un sacco di altri campi. Certo. Bene, bello. Grazie mille. Grazie del tempo che ci hai dedicato e di tutti i consigli tecnici e anche poi più esperienziali che ci hai dato. E grazie a voi, spero ci sia un piacere. Sicuramente ci saranno altre occasioni, speriamo appunto che si ritorni appunto più avanti a fare eventi, per cui ci saranno anche momenti di incontro, per cui sarà la possibilità magari di aggiornarsi anche voi, Ambassador. Se incontrerete il Claude potrete raccontare un po' i vostri... le vostre novità sul vostro percorso artistico, per cui alla grande grazie di tutto e... grazie a voi, grazie a te Phil, grazie a tutti voi ragazzi, spero di esservi stato abbastanza utile, un minimo almeno, e niente, spero che ci seguirete, che ci vedremo dal vivo quando tutto sarà a posto, insomma ci vedremo al vostro evento, dai, speriamo. No, senza sicuramente altro. Metti di addentro per forza, sì. C'è dubbio. Bene, ciao a tutti. Grazie a tutti, grazie. Ciao, ciao, grazie mille. Ciao, grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao.